rispettasse nel contratto di governo, quindi sarebbe strano che Di Maio non fosse d'accordo, come ho detto prima. Poi, beh, in campagna elettorale avevano detto no, erano diventati sì, un po' merkeliani. Diciamo che in campagna elettorale 5 Stelle ha cercato di evidenziare di più le differenze che i punti comuni e non gli ha portato benissimo dal punto di vista elettorale, quindi immagino che anche questo li abbia indotti a cambiare atteggiamento e siano tornati nelle ultime settimane a fare quello che facevamo fino a 2 mesi fa, cioè a cercare di lavorare sulle cose che ci accomunano. È innegabile che abbiamo posizioni differenti su tanti temi, ma nel primo anno, concentrandoci sulle cose su cui abbiamo una visione comune, abbiamo portato a casa risultati importanti. L'abbassamento delle tasse per noi è fondamentale, ripeto, nella fase 2 del governo. Noi abbiamo scelto, come era stato detto prima, e lo condivido, di utilizzare la prima parte del mandato, il primo anno, per sanare alcune ingiustizie sociali, e mi riferisco soprattutto alla quota 100, e noi continuiamo a rivendicare questo provvedimento. Ma del reddito siete pentiti? Del reddito, io le dico, anche viste le immagini, poi ne parleremo, le vedremo anche del concorsone. Le dico questo sul reddito. Io ritengo che sia stato giusto investire una cifra importante sul sociale, sulle fasce più deboli della popolazione, e quindi la scelta di investire 8 miliardi per i più poveri e 5 miliardi per mandare in pensione la gente prima è stata una scelta giusta. Sull'efficacia delle misure è evidente che bisogna vedere come funzionano. Il problema del reddito di cittadinanza è che i primi dati ci dimostrano quantomeno che quelle fasce della popolazione che dovevano essere interessate da questa misura l'hanno percepita e capita poco ancora. Quindi probabilmente dal punto di vista dell'equità bisognerebbe fare un'analisi ragionata degli effetti di equità e di iniquità anche di quota 100. Io faccio un esempio, scusa se ti interrompo, non volevo, ma vogliamo guardare in faccia il problema che ha generato quota 100, ad esempio per i lavoratori e per le lavoratrici soprattutto discontinue di questo paese? Vogliamo provare onestamente oggi a ragionare anche dei limiti enormi di un intervento di questo tipo? Beh, quota 100, tanto quanto però reddito di cittadinanza, che non sta generando obiettivamente gli effetti. Quota 100 però annunciati. Non toglie niente a nessuno. Si può ragionare di questo. Uno può dire che quota 100 poteva riguardare più categorie, e infatti l'obiettivo nostro è, dopo i primi 3 anni di quota 100, arrivare a quota 41, ma sicuramente quota 100 dà delle opportunità in più, non dà delle opportunità in però meno. Non dà, allora, quindi le iniquità che ci sono non le abbiamo create noi, c'erano già prima. Qualcuno lo paga quello strumento, è un problema di allocazione delle risorse efficiente. Martina, sono d'accordo, però non vede, puoi eludere questo tema. No, ma io non lo eludo. Facciamo ma dico un ragionamento sincero miliardi, anche su 400 guardi, e si scoprirà che sono più i difetti che i non pregi. Sono su questo non sono assolutamente d'accordo, perché noi spendavamo prima la stessa cifra di 400 per l'accoglienza degli immigrati. Ma e l'Europa 5 miliardi di euro all'anno, e l'Europa andava bene. Io ritengo che un governo faccia meglio a spenderli per i propri lavoratori rispetto che per assistere le cooperative che hanno creato un business su questo. Sei troppo intelligente, sei troppo per bene. Non sapere è un tema che di questa numeri. Non è una risposta è un di un uomo di governo. Ma tu parli di numeri, io certo, ti rispondo numeri. Sui numeri. 5 miliardi a 5 miliardi. 5 miliardi a 5 miliardi, quindi non è vero che la quota 100 squassa i conti pubblici. No, poi tu mi puoi dire, era meglio diciamo spendere diversamente, e questo è un ragionamento. Non si può dire che 5 miliardi di euro sul bilancio dell'Italia sfasciano i conti pubblici. Va bene, non è così. Allora, le posizioni sono chiare, è iniziato.